questo per il fascismo voleva essere il segno che, che cambiava, non era più lo Stato liberale, non era più le strutture dello Stato liberale, erano le strutture di un nuovo Stato, di uno Stato fascista, che non è il prefetto, che è una figura istituzionale, moderata se vuoi, anzi deputata a essere l'incarnazione della moderazione rispetto ai conflitti sociali, ma c'è invece un altro personaggio che è il capo, il quale riceve l'illuminazione del suo potere dal capo supremo, cioè da Mussolini. Quindi ricostruisce una piramide di autorità che il prefetto non poteva incarnare. Questo è il significato anche del capo provincia. E credo che effettivamente sia stato un comportamento, abbiano assunto dei comportamenti molto diversi dai prefetti precedenti. Cioè non era più tempo di mediazione, era tempo di ordini. E quindi la violenza dell'imposizione cresce in questo periodo, molto nettamente.